Ricetta, ricetta. Oggi facciamo del vegetale vegetale <ride> Allora, avevo questo bel cavolo eh, verza. È una verza, sì. Ho fatto a strisce, ho lottato contro la verza. E poi avevo anche una melanzana, eh. Però, un passo per volta. Eh, due uova in un contenitore, sale e pepe. Ora eh, io metto le spezie che piacciono a me, voi mettete quelle che piacciono a voi, eh. Intanto accendiamo anche il forno, ho messo l'aglio in polvere, accendiamo il forno a 180°, gradi, eh. La paprika, ripeto, è a gusto, eh? Poi ho messo un paio di cucchiai di salsa di soia, che non guasta mai, e del prezzemolo. Se avete quello fresco va benissimo, io sto usando quello che ho eh, surgelato io perché per non farlo rovinare, siccome ne prendo in quantità industriale ogni volta, <ride> per non farlo rovinare lo pulisco e lo metto nel, nel freezer, tanto dura talmente poco per, a casa mia. Poi in un altro contenitore ho preso del pan grattato e ho messo almeno tre cucchiai belli, colmi di pan grattato, poi se dovesse servire, ok? Quindi tagliamo a fette la melanzana più o meno del, ehm, dello spessore del appunto del cappuccio qua del, della verza e poi passiamo prima nell'uovo con molta tranquillità e calma non fate come me cercate di non far distruggere nulla e poi nel pan grattato eccoci piano 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 ma quel sapore vengono fuori una cosa meravigliosa eh, sarà che la, la verza ha un sapore Buonissimo, quindi buono buono. E anche le melanzane, se avete anche delle zucchine, buono. Qualsiasi altro tipo di, di vegetables, anche se era del peperone, buono. Mm? Quindi in forno, a qualche spruzzetto d'olio eh, prima di metterlo in forno. E mi sa che ho saltato un passaggio, si sì, è sfuggito. È sfuggito. Ho messo in forno a 180 gradi, appunto, per 15-20 minuti. Tanto ve ne accorgete perché diventano belli croccanti, croccanti abbinateli anche con o del pesce o della carne che va benissimo guardate che meraviglia questa è la mia proposta di oggi un po di verdure gratinate nel forno belle croccanti se vi è piaciuta la mia ricetta come sempre pollice in su condividete condividete le mie ricette potete seguirmi anche negli altri miei canali e come al solito noi ci vediamo alla prossima ricetta ciao ciao